Esatto. Bella a tutti ragazzi, qui è Ersatto, nuovo episodio dei Misteri e Stranezze di GTA 4. Ci troviamo di fronte alla lavanderia Mr. Wong's. E che dire, adesso non si vede molto bene, ma su questa lavanderia ci sono dei caratteri cinesi che vogliono dire Mr. Wong è equivalente ai bianchi. Però Mr. Wong, essendo un cinese, essendo anche il proprietario di questa lavanderia, vorrebbe dire che i cinesi equivalgono ai bianchi. Quindi diciamo sono frasi un po' razziste. Mr. Wong era un personaggio GTA 3 e anche in GTA 3 appunto si può trovare la sua lavanderia, che fra l'altro è anche visitabile nel corso della storia, quindi è anche un riferimento a GTA 3, anch'esso ambientato a Liberty City. E su GTA 3, sui suoi camion, si poteva trovare questo motto: se è sbagliato è dei bianchi. Quindi questo è un chiaro modo di dire appunto che i bianchi insomma sono dei fessi, mentre i cinesi sono dei grandi. Ecco, quindi una sorta di razzismo al contrario, qualcosa davvero di veramente figo. Sicuramente gli appassionati di GTA 3, anche se non ce saranno quasi nessuno che sta guardando questo video, gradiranno. Comunque ci trovavamo esattamente lì. Adesso invece ci troviamo all'interno dello strip club di Old Beach e possiamo trovare questo quadro che per molti potrebbe non rappresentare nulla, ma in realtà rappresenta la protagonista di Madama Butterfly. Madama Butterfly è un'opera teatrale divisa in tre atti, realizzata e ideata da Giacomo Puccini, grandissimo italiano. Quest'opera ebbe la sua prima rappresentazione al Teatro della Scala di Milano il 17 febbraio 1904, durante la stagione di Carnevale e della Quaresima. Dunque è molto strano trovare un personaggio così raffinato di un'opera d'arte all'interno di uno strip club di Old Beach, ovvero lo schifo dello schifo di Liberty City. Clamoroso davvero. Ragazzi, qui invece siamo per osservare Euphoria. Cos'è Euphoria? Vabbè, innanzitutto vi mostro diciamo questo posto. Allora, in questo posto non ci potete entrare. Se entrerete vi spareranno a vista. E queste tre statue ricordano molto il logo di Euphoria. Cos'è Euphoria? Euphoria è un motore fisico sviluppato dalla società inglese Natural Motion, che sfrutta la tecnologia Dynamic Motion Synthesis per animare in tempo reale modelli antropomorfi tridimensionali. Antropomorfi sarebbe modelli umani, modelli umanoidi appunto, che anziché adoperare animazioni precalcolate da motion capture, sapete quando tutti si mettono, cioè quando fanno mettere i sensori diciamo ad un attore, questo attore si muove, quello è il motion capture, ovvero usano i suoi movimenti per riprodurli nel gioco. Guardate che bel piedistallo per guardare. Invece questa tecnologia, questo motore fisico, segue le regole della biomeccanica e li simula, diciamo, questi movimenti. È stato usato per diversi videogiochi, quasi tutti, o almeno quelli più famosi da Rockstar Games, come Red Dead Redemption, GTA 4 e lo stesso GTA 5 ha utilizzato una versione migliorata di questo motore fisico. Ma anche alcuni giochi di Star Wars, ad esempio. Però fanno schifo i giochi di Star Wars, a parte quello che sta uscendo. Ci troviamo esattamente qui, dunque la Rockstar ha voluto fare un tributo al suo motore fisico. Guardate il bug, guarda il bug, schifosi proprio. Ci troviamo nuovamente, per l'ennesima volta, al parco dei divertimenti abbandonato. E ecco qua, ecco qua. Non riusciamo a salire, io volevo salire su questo tetto perché ci dà una posizione vantaggiosa. Adesso vediamo se riusciamo a salire da una tenda forse. Però Nico non è agile quanto Mr. CJ, che si poteva arrampicare ovunque con uno zompo. No, non ci riusciamo proprio, eh. Vabbè, ve lo mostrerò da terra credo ormai, perché ve lo devo mostrare. Si tratta di un doppio senso, ragazzi. Ah, vabbè, alla fine si vede bene pure da qui, salendo sul tavolo. Niente, comunque non si riesce proprio a salire sul tetto, vabbè. Potete leggere su questo, su questa attrazione, chiamiamola così: Duck my sick, anatra il mio male, in sostanza. Però se voi invertite la D con la S, quindi diventa suck my dick, vuol dire letteralmente succhiami il cazzo. Dunque questo è un doppio senso molto volgare inserito da Rockstar, però molto carino perché è un gioco di parole divertente. Che dire ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Ciao!